In questo video ho deciso di non indossare dei jeans. Ho voluto preservarli da quello che vedremo. Non si meritano questo shock e queste umiliazioni gratuite. Sono lì all'interno dell'armadio, chiusi, protetti, così occhio non vede e cuore non duole. I miei jeans non se lo meritavano. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video. Questa settimana parte con una classifica horror. Oggi ho deciso di parlare nuovamente di jeans. Chi mi segue da anni ormai sa che una classifica horror di jeans c'è già stata anni fa. Ma gli anni passano, le mode cambiano, i pazzi che creano jeans assurdi non se ne vanno mai. E quindi ho trovato, e in tantissimi di voi anche vi devo ringraziare, mi hanno consigliato, taggato jeans che non meritano questo appellativo, ok? Sapete quanto li amo, solo nella mia vita li trovo un capo splendido. Ognuno penso che abbia il suo capo d'abbigliamento preferito, con cui si sente più a suo agio, più comodo. Per me sono sempre stati jeans, da sempre. Qual è invece il vostro capo must have, quello che dovreste sempre avere, insomma, nell'armadio o comunque in valigia? Bene, immaginate quel capo che viene umiliato, che è vero che i gusti sono sempre gusti e su questo non c'è storia, però qui la fantasia è andata un attimo oltre, almeno per me. Li metterò in classifica da quelli più accettabili tra virgolette a quelli più assurdi per me, che vedremo appunto alla fine, ma ovviamente voglio sapere la vostra personalissima classifica, o comunque se per voi c'è qualche posizione da cambiare. Continuate a consigliarmi, taggarmi, inviarmi cose assurde in direct su Instagram. Grazie mille perché mi aiutate un sacco davvero. Like per questo video, like per le classifiche horror. Fatemi sapere se c'è un tema che vorreste vedere. E ovviamente vi ricordo che sono uscite le mie nuove felpe. Già io vi amo. www.nadiatempest.it, link diretto lo trovate qui sotto anche nel box informazioni in prima riga. E non vedo l'ora che voi mi tagliate nelle vostre foto su Instagram, in modo da potervi anche ripostare. Prendete un Malox ora e adesso iniziamo. Partiamo dalla decima posizione e abbiamo un jeans che non c'è, cioè praticamente sono brandelli di jeans, non è un jeans. Hanno lasciato soltanto appunto la chiusura, della parte posteriore non ho una foto ma non oso immaginare. E poi quel che rimane di un jeans che non so, probabilmente un gruppo di cani, di 40 cani si è avvinghiato a te. E poi la modella fiera che ovviamente è pagata per fare quella faccia serena, ma secondo me odia gli stessi jeans che sta pubblicizzando. Attenzione, io amo i jeans strappati, quindi mi piacciono, però qui non è strappato, è invisibile. Il jeans dell'invisibilità. Solo i fan di Harry Potter capiranno. Non ho posto per questa metà jeans. Se prima non l'avevamo, adesso ne abbiamo solo una parte. Piano piano stiamo componendo un jeans completo, si spera. Gamba numero 1 nuda, gamba numero 2 coperta. Vogliono che siamo gamba 1, gamba 2, gamba 1, gamba 2. 1, 1 e 2. Sono Giorgia. E sono un jeans. Però devo dire che d'estate avere una parte di Rossana all'aria ha il suo perché. Oh, allora, questo non è un jeans completo. Questo è come non indossare un jeans. Sembro io la notte d'inverno, quando metto i pantaloni lunghissimi oltre le caviglie per evitare che durante la notte si sollevino ed entri il freddo. Poi ci metto anche i calzettoni sopra. Lì ci ha messo le ballerine. Capisco che a volte i jeans siano troppo lunghi per alcune persone, ma non so, farli tagliare da una sarta. Preferirei anche un risvoltino clamoroso in questo caso, perché i jeans sono lunghissimi, ma non questo. Questo è un crimine. Continuiamo a salire e troviamo direttamente un jeans al contrario. Perché? Così quando mi sporco, perché io tipo praticamente tutte le volte che esco a mangiare fuori qualcosa mi cade sempre sui pantaloni, vado in bagno, lo risvolto ed è fatta. Quello che però più mi fa strano non è tanto il jeans al contrario, perché devo dire che probabilmente questo tipo di stampa o comunque tipo di cuciture devo averle anche già viste da altre parti. È proprio il fatto che anche quello che c'è all'interno del jeans sia fuori, quindi una vera riproduzione di un jeans al contrario. Anche le tasche sono fuori. Però su quelle tasche c'è un messaggio importante, che in realtà è davvero importante. Cioè io credo a quella scritta, ma non so perché su quel jeans non riesce a essere credibile. In inglese c'è scritto: per creare qualcosa devi prima distruggerla. E allora io dico: ma perché i jeans? Cioè distruggiti qualcos'altro, non stai creando niente, solo ansia in me quando vedo sta roba. Ragazzi, forse ci siamo quasi, eh? Prima non c'era nulla, poi solo una gamba, adesso tutto tranne il culo. Anni e anni fa siamo riusciti a sopravvivere alla moda dei pantaloni che andavano proprio non a vita bassa di più, diciamo a ubaldo basso, così lo chiamavo io. Si vedeva tutto il fondoschiena del ragazzo con i boxer in bella vista. Perché riproporre ciò in versione femminile? Perché anche in questo caso sembra che un cane ti si sia attaccato dietro. Oppure il film allucinante che mi sono fatto, ragazzi, non sto bene. Immaginate che Fausto vi arrivi prima così. La vostra amica vi dice: amo, ti sei macchiata tutta. Voi andate in bagno e strappate tutta quella parte. Se facessero un film dai miei film mentali, sarebbe un film horror barra fantascienza barra surreale. Oh, di questi jeans ho una prospettiva anteriore e posteriore. Io mi porrò al centro, capite? Guai a voi a chi fa uno screen. Diesel, io ti stimo, sei uno dei miei brand, soprattutto di jeans preferiti in assoluto, nonostante costino l'occhio della testa. Perché mi fai ciò? Perché va bene i gusti, sapete che sono la prima, va bene l'innovazione, tutto quello che volete. Ma quale significato esatto ha tutto ciò? Da dietro sembra un grembiule, no? Avete presente quando avete un grembiule da cucina? Davanti sembra un jeans
senza zampa cucito male. A mio parere, se si lanciasse da un elicottero prenderebbe il volo. Oh, ci avviciniamo al podio, però poco fuori abbiamo questo meraviglioso capo d'abbigliamento salopette, per cui non si sono neanche sprecati a creare, no, della salopette di jeans, immaginatela normalmente, la parte superiore, e poi i pantaloni, la gonna o gli shorts nella parte posteriore. No, non abbiamo tempo, qui prendiamo direttamente un jeans, ci appiccichiamo due bretelle. A quale tipo di fisico renderebbe giustizia una cosa del genere? Non c'è. Sembrano quelle specie di abiti salopette che mettono gli spaventapasseri in mezzo ai campi. A sta tizia nella foto manca solo un forcone in mano, e ovviamente si lascia un po' sbottonato sul davanti per far vedere il décolleté. Ma ora tu mi dici a chi cacchio frega del décolleté quando c'hai qualcosa addosso? Saliamo sul podio. Credo di aver fatto vedere questo jeans in altre situazioni, cioè in un'altra classifica horror, se non sbaglio, in cui però questo jeans, diciamo, veniva usato per mantenere un piatto o qualcosa al centro. Cioè tu ti sedevi in posizione con le gambe incrociate, per intenderci, la parte davanti, appunto, che è molto larga, si allargava, diventava un piano di appoggio perfetto per un piatto quando devi, non so, mangiare per terra, quando. Però non avevo mai visto, o perlomeno non lo ricordavo, e può darsi che io mi sbagli, comunque, lo stesso jeans in piedi, quando giustamente sei in piedi, perché non è che cammini da seduto così. Avete presente quando volgarmente si dice ho le balls appese, mi hai fatto due balls così? Ecco, questo jeans per voi, in modo che ci sia abbastanza spazio per portarle in giro. Tutto questo ovviamente cercando di non dar retta a quella parte maliziosa e malata della mia testa che fa assomigliare tutto ciò a una rossana. Ma io non vado avanti. Ragazzi, si chiamano classifiche horror per un motivo, non è che mi posso trattenere. Seconda posizione. Bene, qui siamo tornati indietro. Adesso non ci sono neanche più le gambe, direttamente soltanto, non so, il proteggifa. È un proteggifosso di jeans, ragazzi. E lui è perfetto, solo che sopra ci metterei dei pantaloni. Qui invece vai così, ecco, io lo posso immaginare, magari è anche carino e molto sexy per una ragazza che balla in discoteca, fa questo di lavoro, e spero sarà utilizzato così, perché lì, in quei contesti, è perfetto e super sexy. Ma se lo avevate fatto, cosa di cui purtroppo ho la certezza, per essere venduto come nuovo capo d'abbigliamento, il nuovo trend, volevo farvi notare che la tizia ha dello spago intorno alle cosce, capite? Non è spago, assomiglia a spago. Con lo spago gli americani ci legano i tacchini a ringraziamento. Vuoi dare dei tacchini alle donne? Ovviamente scherzo, però a quello assomiglia. E primo posto, siete preparati? Siete preparati a qualcosa di enorme, gigantesco? Una foto che prenderà tutto lo schermo, perché non so come dividerla, dovete vederla tutta. Perché? Allora, qui la questione dei jeans a zampa vi è sfuggita un attimo di mano. Quella non è una zampa d'elefante, quella è la coscia di un tirannosauro. Lì sotto ci puoi nascondere, non so, qualunque cosa. Entri in un supermercato, per sbaglio fai cadere a terra 3 o 4 detersivi, li copri sotto la zampa del T-Rex e te li trascini fuori dal negozio. Lì sotto ci potete nascondere la vostra migliore amica quando dovete andare al primo appuntamento con un ragazzo, avete paura di andarci da sola. La mettete lì sotto, tipo suggeritrice, vi fa compagnia mentre siete all'appuntamento. Ogni tanto le passate del cibo sotto il tavolo. Pantaloni perfetti per gli esami, non per nascondere i bigliettini. Lì sotto ci metti direttamente la cartella, l'enciclopedia di casa tua. Ah, quanta pazienza, vero? Meno male che i miei jeans non hanno visto nulla e sono tranquilli lì. A parte gli scherzi, fatemi sapere se a qualcuno di voi uno di questi jeans piace e se lo indossereste. Oppure, se per voi sono tutti assurdi, fatemi sapere se quello che vi ho fatto vedere alla fine è il più assurdo o ce n'è qualcun altro che preferite. Preferite tra virgolette. Like per questo video, like per le classifiche horror. Ci sarà un'altra classifica questa settimana, e l'oggetto di questa classifica lo sto, diciamo, mostrando in questo momento. Vediamo se capite di che cosa sto parlando. E lì preparate Malox, bicarbonato, qualunque cosa per lo stomaco, perché ragazzi ci sono delle cose assurde. Alcune ve le risparmierò, perché ragazzi sforiamo proprio, però altre dovete vederle, quindi preparatevi. E noi ci vediamo al prossimo video, purtroppo per voi. Ciao.